Buongiorno a tutti e benvenuti alla rubrica Caffè Mercati di investire.biz. Oggi 7 luglio 2017, scorriamo il calendario eventi e troviamo inizialmente alle ore 10:30 la produzione manifatturiera per quanto riguarda la Gran Bretagna. Andiamo subito a vedere, ci sono molti dati della Gran Bretagna, ovviamente quello più importante è quello appena citato. Successivamente, dato della settimana, il più importante in assoluto, quindi buste paga del settore non agricolo, non fanperollo, quindi alle ore 14:30. Sono previste 180.000 unità, vedremo come andrà. Ovviamente, dato estremamente importante, anche il tasso di disoccupazione, sempre alle 14:30. Spostiamoci in Canada, però, perché sempre alle 14:30 variazione nel livello di occupazione, quindi anche il dollaro canadese potrebbe muoversi parecchio. E ancora da fissare per l'orario il discorso del governatore della Banca Centrale della Gran Bretagna. Bene, ora prima di passare ai grafici, volevo dare un'occhiata a che cosa? A Deutsche Bank. Deutsche Bank, il primo gruppo bancario tedesco, si prepara a spostare presso la casa madre di Francoforte la gran parte delle attività nel trading e investment banking che attualmente gestisce da Londra. Quindi, non so se vi ricordate, qualche settimana fa avevo fatto una videoanalisi dove parlavo di fondo giapponese estremamente grande. Anche quindi Deutsche Bank studia un piano per spostare la propria attività da Londra a Francoforte. Andiamo a vedere due dati veloci di questa banca, comunque una capitalizzazione molto grande da 34 miliardi, ma la situazione non è delle più rosee perché comunque è un'azienda che almeno per il momento perde soldi. Il piano comunque è un piano che si svilupperà nei prossimi 18 mesi, quindi non è già confermato il tutto. Ora però spostiamoci sui grafici. Oggi abbiamo visto che ci sono molti dati e quindi la volatilità potrà essere ampia, in primis per euro-dollaro lo abbiamo chiuso proprio poco sopra su questo punto. Io l'ho chiuso un po' in ritardo, ma avevo detto chiusura di euro-dollaro qui al di sopra della trend line, ovviamente dopo che ha rotto anche il punto di 1,1350. Questa era un'uscita perfetta. Quindi siamo usciti dalla posizione, per chi ha seguito quindi le regole che ci eravamo imposti, siamo usciti con una sessantina di pips, 65 pips, non male. Adesso che cosa facciamo? Molto semplicemente attendiamo un long. Facciamo molta attenzione perché qualcuno sta già operando adesso al rialzo. Molta attenzione, io per ora non opero al rialzo, molto semplicemente perché ci troviamo su un punto estremamente importante che è quindi sempre questo qui. Una volta che sarà comunque rotto questo punto, avremo veramente molte occasioni per entrare al rialzo perché da qui dovrebbe crearsi quindi un nuovo trend rialzista che farebbe finire quindi questa lateralità che parte dal 2015. Comunque stiamo a vedere e attendiamo con pazienza, almeno io per ora non opero. Detto questo, passiamo invece a un altro strumento, passiamo al DAX. Abbiamo impostato un ordine a 12.350 al Trading Live. L'avevamo già visto questo punto interessante, molto semplicemente perché siamo sui massimi precedenti del 2015, di aprile 2015. Non è detto che questo supporto regga. Se quindi questo supporto dovesse essere rotto, si può arrivare inizialmente in area 12.260, quindi sul gap qui, e poi si potrebbe andare a chiudere il gap in area 12.000. Facciamo molta attenzione, bassa esposizione. Comunque la giornata di oggi sarà, a mio avviso, importante e potrebbe essere anche volatile. Bene, spostiamoci su un altro strumento, parliamo di Italy. Qui siamo ancora dentro in posizione da 20.750, l'entrata perfetta sarebbe stata 20.690. Comunque io continuo a sfruttare questa possibile lateralità, il mio target resta sempre qui come già detto ieri, vediamo se quest'oggi si andrà quindi a target in zona 21.140.
Chiudiamo la rubrica con Euro CHF, quindi franco svizzero. Siamo entrati ieri in area 1,97. Il prezzo ha tentato di rompere questo livello, ma poi è ritornato indietro. Guardate che è ritornato indietro molto bene. Oggi vediamo se chiuderà al di sopra o al di sotto, per capire se chiude la posizione oppure se lascia correre. Comunque il mio stop lo tengo qui in area 1,02 e target in area 1,082. Bene, con questo io ho concluso la mia rubrica. Vi invito a visitare il sito investire.biz, dove oggi terrò la terza parte del corso Disciplina il tuo trading con Ichimoku, dove analizzeremo quindi di molti strumenti e capiremo come sfruttare questo potente indicatore anche con analisi tecnica e stagionalità. Con questo io vi auguro una buona giornata, un buon trading a tutti, oltre che un buon weekend. Ci vediamo quindi la settimana prossima con la consueta rubrica Caffè Mercati.